Chicago qua, i classici due piccioni con una fava, scusate insomma la battuta, abbiamo intanto una cuoca italiana, una chef con due F e una E finale, in francese dovrebbe essere scritto così, abbiamo invece un cuoco che non sta capendo quello che dico io perché è albanese, parla inglese, noi ci parliamo in inglese con Google Translate praticamente, ed è Bledar Cola. Vecchia conoscenza del brodetto di Fano, se possiamo tradurre, ma penso l'abbia capito. Ci siamo conosciuti a Fano. Allora la prima domanda a Bledar Cola, perché questa chef qui poi ne parliamo, colei che traduce, ma sì, la intervistiamo anche come cuoca. Sono da supporto per Bledar. Bledar Cola, intanto com'è stata l'accoglienza qui a Rimini rispetto a Fano? Sì, che c'è un micriti a Tuna, Rimini, dove crasso al Fano? Può c'è mia San Fano? Uguale, identico. Non cambia tanto. No, sempre comunque gli italiani. Vedo su Italy Camp Mapak Flow contro il Diego. Lui è un pochettino più vecchio adesso, dice soltanto. Anche perché noi in questo momento stiamo sinceramente aspettando l'esibizione di Bledar Cola, sì, che ha preparato chiaramente un piatto particolarissimo. Io, se posso fare un remember yesterday, ricordo che a Fano lui fece un brodetto, perché lui devi fare il brodetto, sì, fece un brodetto tra l'altro asciutto. E con questi pesci in verticale, il piatto era bellissimo, buonissimo, perché aveva portato un pesce tra l'altro di lago, sì, addirittura il solito brodetto è pesce di mare, tutto però perché il piatto ne fanno, era un pesce particolarissimo, quindi anche io ricordo con piacere questa cosa. Il piatto invece di Ameni, Dronsa me bordolak. Ok, dronsa si dispiegoi me fuori ti. Pasta, macarono fine. Sì, scusi, stiamo facendo l'intervista. Il piatto che deve presentare oggi è sempre un piatto tipico albanese, che è come se fosse la pasta in italiano, però non c'è, è soltanto farina integrale e acqua e basta. Poi viene setacciata, poi viene comunque dopo messa in frigo e cotta come se fosse semplice, come se fosse dei gnocchi, però senza le uova, senza il formaggio, senza le patate, solo farina e acqua. Quindi i gnocchi vanno, per voi che siete degli ex Noma, se posso permettermi, no? Perché sì, c'è un po' questo trade union nel backstage di Almeni, magari non c'è René Rezepi, però ci sono molti suoi allievi. Cioè, sì, c'è un po' di gente che comunque ha lavorato a lui, infatti ci conosciamo, ci siamo anche aiutati. Io ho appena mangiato dei gnocchi. Buonissimi, di Kim, sì. Altro allievo. Sì, ma lui ha lavorato tantissimi anni, lui pensa di. Sì, è proprio stato molti anni a Noma. Quindi gnocchi anche per Bledar Cola. E arriva da un ristorante, perché lui ha cambiato ristorante, l'ultimo ristorante come si chiama? Il ristorante dove lui sta lavorando è sempre lo stesso che si è presentato anche in San Cappano, Mudigio. Io sono Castiglia, non è Toscana. Ok, Mudigio a Tirana. Ed è molto famoso come ristorante perché lui sta facendo una cucina albanese contemporanea, sta riprendendo tutti i prodotti, tutte le ricette comunque tradizionali, li sta interpretando in chiave sua, e infatti per me faccio un lavoro meraviglioso. Bene. Beh, comunque nelle note che ci hanno inviato si parlava anche di un ristorante vicino a un lago artificiale. Sì, è quello. In Tirana, quindi a qualche chilometro. Mezzo verde, sì, molto bello. Questo suo ristorante, tra l'altro marchiato anche sul food come qui ad Almeni. Ci manca questo food, cosa c'è? Proprio. Pica capo di street food, slow food. Ok, ultimamente, negli ultimi mesi, lui ha aperto anche un street food, sempre slow food. Che ci fa? Ma è così, c'è già tradizionale per uomini che sono street food. Ok, ma con qualcosa che è sempre cucina albanese, però interpretata in chiave street food. Cioè? Sita. Sita. Nome dello street food, e loro preparano Sita, Sita è il setaccio il nome solamente
vet concept i sit i street food është për me rafinu nga street food që është një mënyrë shumë e rëndësishme me sit domethënë me format të rafinuar. Diciamo che il senso perché lui ha messo questo nome allo street food è quando tu prendi setaccio, togli tutte le scorie, togli tutto, diciamo tutto quello che è impuro o potrebbe danneggiare. E in questo modo lui sta creando, sta facendo anche con la cucina, sta tenendo tutto ciò che può fare il male, i grassi in eccesso o condimenti in eccesso, li sta facendo diventare più sani. Per uno street food comunque, per un cibo che possono mangiare tutti i due giorni e anche tra i più piccoli e i più grandi. E qui almeno. Almeni è un po' questo, sì. È uno di quei piatti, sì, che lui interpreta nello street food. Infatti non abbiamo finito il nome perché Dromsame è Portolac, Mona Tushi, dove salz... Portolac, ormai ci ricordo. Portolac. I Dromsa sono saltati in padella con un... In Albania c'è qualcosa di... perché adesso anch'io ho un po' conosciuto e... È un incrocio tra burro e panna, perché è molto grassa, è una panna proprio veramente molto molto grassa, invece di usare il burro usano quello. Poi con la portulaca, che è un'erba che cresce anche nella Toscana, in Italia, e in più con i gelsi. Noi in Italia siamo abituati ai gelsi scuri come anche in Sicilia, invece in Albania sono i gelsi bianchi, ma presentati una ricetta salata. Fatti in salamoia. Io li ho visti, sembrano quando li preparano, sono dei fagioli. Il colore è un po' quello, ma non è assolutamente nutriente, perché adesso la tendenza è assolutamente vegetale e nutriente. Lui sempre ha fatto vegetale, proprio lo sfasciamo vegetariano. Questo è un piatto totalmente vegetariano, perfetto. Bene, quindi Leather Cola è tornato appunto in Italia, è comunque, lo possiamo dire, il migliore chef e rappresentante dell'Albania. Sì, lui sì. Ecco, non possiamo misurarlo con stelle, eccetera, eccetera, perché no, non esce la guida là, ma è stato riconosciuto dagli organizzatori qui di Almeni, sono dei colleghi bravissimi e confermo, insomma, effettivamente. Leather Cola è un po' un headliner. Ecco, di questa edizione 2019 a Rimini. Io ringrazio la cuoca, la chef appunto con due F, che è una cuoca che io ho conosciuto solo di nome, purtroppo non ho confrontata né al Sesto Narno né poi al locale successivo, sì. Ecco, perché adesso dovrei venire, insomma. Adesso c'è ancora un po' di tempo, mi sono appena trasferita in un'altra regione che la sto scoprendo. Un'altra regione? Ah, sì. Non più la Toscana? No, io sono nelle Marche. Sono vicino, 2 ore. Bene, quindi complimenti, rimaniamo in attesa, rimanete sintonizzati.